togliere l'odio sociale, cominciano a togliere la politica dell'anima, cioè le robe man mano che serve colpa di qualcun altro, sì. E cominciare a lavorare assieme, se no non ne veniamo fuori, perché questo paese è tecnicamente fallito se non fa le scelte giuste. Deve essere chiaro questo, e lo dicono i conti di Vede. Io ho ereditato una regione nel 2010 che aveva un bilancio, aveva quasi 16 miliardi di bilancio, avevo una disponibilità per politiche di circa mezzo miliardo di euro. Negli anni, l'ho visto, a parte il fatto che siamo l'unica regione italiana che non applica tasse, per più di un miliardo di euro all'anno, però negli anni ho visto, nonostante le diete di Magrani che ho fatto fare a tutti i compagni, che questo mezzo miliardo è diventato 50 milioni di euro. Allora io mi chiedo cosa sta accadendo. Siamo diventati un dato quadro, facciamo finta di avere ancora quella novità che abbiamo perso, ma guardiamo in faccia la realtà, altrimenti cioè, siamo obiettivi nelle cose e dobbiamo uscire da questa fase. Però non possiamo uscire con l'odio sociale. A me preoccupa molto questa propensione all'odio sociale. Sì, che non c'è qua in dentro, se posso. Io ho parlato di ciò che non ti tenete. Il biglietto lì, numero 209, non è il biglietto per entrare a Eurodisney.